Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Che Impresa, il programma che parla di imprenditori e di tutte quelle figure professionali che si impegnano nel loro lavoro a 360 gradi. Lo fanno giorno dopo giorno percorrendo quella che è una strada perennemente in salita, fatta di bivi, di ostacoli lungo questo percorso, che però poi porta alla vetta del successo e quindi ci piace immaginare ad una vista mozzafiato. Quindi vale assolutamente la pena intraprendere questa strada. Quella di oggi è una nuova puntata dedicata alla medicina, medicina interna, grazie a un grande ospite che è sempre un piacere avere qui a Che Impresa. E sto parlando del professor Antonio Iannetti, gastroenterologo e endoscopista. Buonasera professore, è sempre un piacere averla qui ospite a Che Impresa. Grazie altrettanto. Suo lavoro è sempre molto impegnativo e quella salita verso il successo lei ce lo fa capire ogni giorno, che in effetti è veramente faticoso. Predetto, la salita si affronta più con giorno maggiore, sì, si affronta con minore sofferenza se poi la piace la professione che ho scelto. E a lei piace assolutamente. Nelle precedenti interviste, appuntamenti con Che Impresa, abbiamo parlato delle malattie funzionali, cioè di tutti quei disturbi che non hanno un substrato organico dimostrabile, però lei stesso ci ha detto spesso e volentieri che appunto la sua attività e anche e soprattutto quella di diagnostica precoce e quindi anche di prevenzione, che in alcuni casi è assolutamente salvavita per il paziente. In questa puntata vogliamo approfondire il tumore del pancreas e anche delle lesioni cistiche di quest'organo. Che cosa ci può dire a riguardo, dottore? Allora, guardi, diciamo effettivamente nelle le prime volte che ci siamo visti, adesso non ricordo perché sono venuto qui diverse volte. E abbiamo parlato delle patologie funzionali che, per quanto siano invalidanti, mm-hmm. abbiamo detto quod valetudinem, come si dice, cioè per la vita mm-hmm. di tutti i giorni, però non sono gravi dal quod vitam, cioè non portano a problemi di sopravvivenza. Certo. Però esistono anche nella specialità da me scelta delle patologie che invece hanno purtroppo questo aspetto organico, a volte anche grave, che può portare a problemi proprio di salute e di vita, insomma, mm-hmm. quindi di rischio di vita. Abbiamo già parlato in realtà dei tumori del colon retto, no? Sì. E già quelli è un argomento molto importante. Adesso parliamo dei tumori e dei tumori cistici del pancreas. Allora, per cominciare, come lei mi diceva, come possiamo cominciare? Intanto due brevissime parole per dire che il gastroenterologo è quello che si occupa del tubo digerente, che va dall'ano fino all'orifizio anale, però al suo interno ci sono molte ghiandole piccoline che sono all'interno proprio della mucosa digestiva e che hanno la funzione di assorbimento ma anche di escrezione. E fra cui per esempio anche le ghiandole salivari, le ghiandole del Brunner, ma insomma ce ne sono tantissime. Però due sono le ghiandole più importanti, che sono lungo il tubo digerente sono grandi, il fegato e il pancreas. Il fegato è molto più grande, il pancreas è più piccolo, ma è molto molto importante. Pesa un'ottantina di grammi, sta a livello della seconda vertebra lombare, per dare un cenno, e sta intorno al duodeno. Perché questo? Perché proprio nel duodeno va a secernere, manda i secreti pancreatici che servono alla digestione, insieme alla bile, ma sono più i secreti pancreatici che servono a digerire tutti gli alimenti. Quindi lei capisce l'importanza di questo piccolo organo, non solo, ma, e questo lo dico anche perché dopo ne parliamo in senso patologico, ha due aspetti fondamentali: l'aspetto esocrino, che è questo che ho appena detto, cioè attraverso gli acini questi segreti vengono prodotti, questi segreti pancreatici digestivi, e vanno in due dotti principali, o meglio uno principale che è quello di Virsum, quello più grande, e un altro più piccolo del Santorini, mm-hmm. vanno nel duodeno dove arriva il cibo e lì appunto digeriscono le sostanze ingerite, appunto. Certo. Però ci sono anche le isole dell'Langerhans, che sono degli isolotti
dove c'è il pancreas cosiddetto endocrino, cioè sono cellule che secernono delle sostanze come l'insulina, degli ormoni come l'insulina, il glucagone, la gastrina, che sono importantissime, perché l'insulina, noi sappiamo, regola il metabolismo glicidico, quindi un eccesso, se c'è un tumore che si chiama insulinoma, il paziente va incontro a ipoglicemia. Se c'è un tumore che si chiama glucanoma, che può essere anche più spesso maligno, il paziente va incontro a un eccesso di glicemia. Poi c'è il somatostatinoma e c'è il gastrinoma. Il gastrinoma, siccome la gastrina è quella che è quell'ormone che spinge lo stomaco a secernere, e se uno c'ha il gastrinoma secerne molto e quindi ha disturbi gastrici. E sono comunque tumori, però fra i tumori della componente endocrina del pancreas e quelli della componente esocrina, quelli della componente esocrina sono molto più gravi, okay, e tendenzialmente maligni. Non so se sono stato chiaro. Assolutamente. Quindi invece nel pancreas quali sono appunto le lesioni cistiche, però quelle più frequenti? Allora, un salto indietro per dire rapidamente che non mi soffermo né su queste, su questi tumori endocrini, sì, perché sono particolari e hanno tutto un altro tipo di trattamento e spesso sono poco maligni. Il più maligno è il glucanoma, che, come ho detto prima, okay, sì, l'abbiamo. Invece quelli del pancreas esocrino sono molto aggressivi, cioè il classico esempio è il carcinoma duttale, che è quello che si chiama il cancro del pancreas, è quello che purtroppo è tristemente noto perché ha una sopravvivenza molto breve, molto aggressivo, eccetera. Quindi di questi magari possiamo non parlare. Esatto. Possiamo parlare invece delle cisti pancreatiche. Cisti, esatto. Allora, le cisti pancreatiche si possono distinguere in pseudocisti e in tumori cistici pancreatici. Allora, le pseudocisti sono quelle più conosciute e anche da più tempo. Perché? Cosa sono? Sono delle dunque c'è da ricordare che quando un paziente va incontro alla pancreatite, spesso mi pare ne ho parlato dicendo che ci può essere la pancreatite biliare, perché il calcolo biliare ostruisce la secrezione dell'escreto pancreatico. E che succede? Che non potendo uscire nel duodeno, traborda, diciamo, come dire, no? dai canalicoli del pancreas, e c'è quello che viene definito così il dramma pancreatico. I vecchi libri di medicina parlavano così, in questi termini molto aulici. Il dramma pancreatico, perché è un dramma vero e proprio, perché è il pancreas che digerisce se stesso. Nel fare ciò l'organo cerca di difendersi come formando delle cisti, cioè cercando di non farsi digerire. Certo. E quindi queste cisti residuano dopo un episodio di pancreatite acuta o anche di pancreatite cronica, perché se la pancreatite si cronicizza, si formano queste cisti che sono benigne. Okay. Possono essere di dimensioni variabili, da 2 fino a 20 cm. È chiaro che se diventano troppo grosse danno fastidio, perché comprimono le vie biliari, comprimono lo stomaco, quindi danno sintomi e vanno trattate o chirurgicamente in passato e adesso, e questa è la novità importante, endoscopicamente. Quindi o con la CPRE, quella famosa tecnica che serve a incannulare sia le vie biliari ma anche le vie pancreatiche, quindi il Virsum, che arriva a queste cisti, se sono raggiungibili attraverso il canale del Virsung e le drena, ma ancora di più oggi come oggi si ricorre a una tecnologia veramente nuova, parecchio nuova, insomma abbastanza nuova, che è l'ecoendoscopia. L'ecoendoscopia, forse ne ho accennato, non mi ricordo, però che cos'è? È un ecografo che normalmente noi
utilizziamo, con la crema sulla pancia per vedere il fegato, la milza, eccetera. Invece in questo caso è messo sul puntale dello strumento, adesso lo dico in parole semplici, arrivando nello stomaco o a volte nel duodeno, secondo la posizione della cisti o della pseudocisti, cosa fa? Buca la parete gastrica, arriva fino alla cisti e lì si pone un catetere che drena questa cisti. Quindi tutto viene fatto senza tagli esterni all'interno del corpo. Wow. Sembra una, come dire, una cosa futuristica, in realtà viene fatta quotidianamente nei centri di eccellenza, ovviamente. Ma questo è importante sia per drenare queste pseudocisti e quindi farlo senza ricorrere all'intervento chirurgico, ma è importante, lo diremo fra poco, anche per fare le diagnosi differenziali dei tumori cistici, perché facendo questa stessa strada e con l'ecoendoscopio intanto si va a vedere, si fa un'ecografia non dalla pancia ma dall'interno, quindi si arriva più vicino al tumore cistico, come viene chiamato, e quindi arrivando più vicino lo si vede meglio, si vedono le sue caratteristiche e soprattutto si può fare anche qui un ago aspirato, come si dice, un brush e anche una biopsia, quindi per capire di che natura è questa cisti. Quindi anche la tecnologia ci viene in aiuto in questo, assolutamente, in questo caso. Sì. Questa volta sono stato molto sintetico. Molto sintetico. Anche appunto perché magari si sta facendo una visita appunto da un punto di vista interno, quindi con un endoscopio, e troviamo queste piccole cisti, quindi si può agire. No, non è esattamente così, forse mi sono spiegato male. E l'endoscopio non vede le cisti. No, certo. No, l'endoscopio vede l'interno, se uno fa la gastroscopia non vede le cisti, vede l'interno del tubo digerente. Se è un'endoscopia diagnostica, certo, normale. Certo. Queste cisti del pancreas si vedono in prima battuta con l'ecografia, perché è molto più frequente, le persone fanno più frequentemente l'ecografia che non l'attacco o la risonanza. Però se l'ecografia vede queste cisti, spesso non sa dirimere, dice ho visto la lesione, caro mio, è meglio che lei faccia un attacco o una risonanza per vedere meglio. A volte neanche l'attacco o la risonanza riescono a capire bene. Allora a un certo periodo ci si era orientati verso la PET-TAC, che pure dava qualche buono risultato, ma come lei sa, la PET-TAC evidenzia solo lesioni maligne. E allora per fare una buona diagnostica differenziale è invalso l'uso di questa ecoendoscopia, con la possibilità di fare la biopsia contestualmente o l'aspirato contestualmente. Allora. Però nonostante tutto, anche queste procedure così avanzate sembrerebbe risolutive, hanno una percentuale di, come si dice, di successo diagnostico che è basso, è l'80%. È proprio quello volevo arrivare, quindi è importantissimo fare una corretta diagnosi, non soltanto una corretta diagnosi. Corretta diagnosi, non è facile, perché appunto anche queste metodiche, che uno dice vabbè, ma arrivi lì con l'ecoendoscopio, pungi la lesione, fai la biopsia, però siccome non è facilissimo fare queste procedure, la biopsia può cadere in un altro punto, e allora si fa la diagnosi che non è corretta. Un'altra cosa va detto, che c'è proprio la colangiopancreatografia, colangiopancreatorisonanza, che è una risonanza specifica delle vie biliari del pancreas, che dà delle indicazioni importanti. Perché? Perché lo vedremo adesso se abbiamo tempo. Ci sono le lesioni, i tumori cistici sierosi, che sono benigni al 90-95%. Quelli mucinosi che tendono a diventare maligni. E poi c'è l'IPMN, che è l'iperplasia nodulare intraduttale, se ho detto bene, perché poi tutte queste sigle sono complicate, e la quale tende invece ad essere maligna.
E allora perché stavo dicendo questo? Ho perso il filo. Perché in effetti perché? Per fare una corretta diagnosi bisogna anche capire che appunto la colangiopancreatodisonanza, ecco perché può vedere se c'è comunicazione fra i dotti pancreatici e la cisti, allora è più maligna, diciamo, è più verso l'IPMN. Quindi se invece non c'è questa comunicazione, è comunque una lesione mucinosa, però a minor grado di malignità, non che sia completamente esente dalla malignità, però ha una possibilità di malignità inferiore. In questo caso la chirurgia è necessaria proprio. Aspetti, non è vorrevo così facile. Correre allora, troppo. No, non corre troppo. Allora, c'è un'altra cosa da dire, che la CPRE, la colangiopancreatografia retrograda endoscopica, che ormai si cerca di limitare nell'utilizzo, perché comunque è invasiva, no? Bisogna andare lì, tagliare la papilla, insomma entrare in queste vie, cioè, può avere complicanze come la pancreatite, cioè, si tende a limitarla e a farla e a utilizzarla solo per procedure operative. Però in questi casi spesso funziona bene, perché andando dentro, lei capisce che andando dentro, e in questo caso non nelle vie biliari ma nelle vie pancreatiche, spesso trova, iniettando nel mezzo di contrasto, facendo delle biopsie o dei brush o degli ago aspirati, si ottengono risultati anche diagnostici importanti. Ok. Va bene? Come possiamo curare quindi a livello chirurgico questo? Allora, qui passiamo alle linee guida, che come le accennavo prima fuori onda, sono un po' diverse fra quelle americane e quelle europee. Quelle americane tendono ad essere molto interventistiche, nel senso che non appena l'IPMN è superiore a 30 mm oppure ha delle caratteristiche particolari ecoendoscopiche con un'immagine così di parete un po' ispessita, oppure c'è anche un brush positivo per qualche cellula tumorale, loro tendono a operare più rapidamente di quanto non facciamo noi europei, e in Europa si tende ad avere un atteggiamento un po' più attendistico. È chiaro che va fatto un follow up anche serrato, per cui poi ci sono pazienti che possono scegliere ovviamente, no, io mi voglio operare, mi tolgo il pensiero, oppure altri che dicono no, io non mi opero, insomma ognuno poi, perché ormai la medicina è fatta di consensi informati, giustamente, quindi ognuno sceglie poi, però la diagnosi è mandatoria e quindi noi dobbiamo spingere su una corretta diagnosi, e questo è quello che le linee guida americane, come anche quelle europee, stressano, certo, per poter... Ok, quindi c'è una differenza tra linee guida europee e internazionali. Invece l'incidenza dei casi nell'ultimo periodo è maggiore, è minore? Sta riscontrando davvero allora, queste cose? Come anche qui le accennavo prima, è un argomento che forse è meno sentito dalla popolazione generale, no? Perché se io parlo di colon irritabile, di dolori addominali, di malattie funzionali, eccetera, come abbiamo fatto in passato, sono moltissimi quelli che si riconoscono in queste patologie, per fortuna benigne, certo, come avevo detto, invalidanti per la qualità della vita, però non a rischio di vita. Queste invece sono patologie un po' più di nicchia, però io ho ritenuto di dedicare questa puntata a questo argomento, perché sempre più, siccome le tecniche di imaging sono ormai tantissime e si vanno sempre più perfezionando, e soprattutto le utilizzano tutti, cioè ormai l'ecografia la fanno anche per così, per una routine, per un semplice, a volte anche senza, anche fin troppo, un eccesso, esatto, di, ecco, però che succede? Che poi facendo una semplice indagine l'ecografista, il radiologo ecografista dice al paziente: guardi, qui vedo una lesione, e quindi
E quindi il paziente naturalmente entra in ambascia, entra in allarme, non sa cosa fare, va dallo specialista che cerca di fare la cosa migliore, senza essere troppo aggressivo, anche dal punto di vista diagnostico, perché un'ecoendoscopia con biopsia non è proprio una passeggiata, può avere complicanze, eccetera. Se può bastare una colangiopanche da risonanza, tanto meglio, alle volte sono dirimenti. Mm-hmm. Quindi sono trattamenti che si effettuano in day hospital o no? Appunto no, proprio allora, perché c'è bisogno di... No, trattamenti, la diagnostica si fa... Operazioni. No, la diagnostica si fa ambulatorialmente. Sì, esatto. Allora, no, se il trattamento è chirurgico non può essere in day hospital, okay, perché l'intervento sul pancreas è molto... Allora, lì esistono problematiche anche anatomiche, perché se la come ho detto prima, l'ho mm-hmm. detto un po' velocemente, il pancreas è come un cavalluccio marino, esatto, è come avvolge. Un uncino che avvolge il duodeno che sta a livello della seconda vertebra lombare, e è piccolino ma è importantissimo e si distingue nella testa, nel corpo e nella coda. Allora, se è importante ai fini del rischio operatorio anche il posizionamento, certo, perché se sta sulla testa è molto più pericoloso l'intervento, è un intervento molto più demolitivo, è la cosiddetta duodenocefalo-pancreasectomia, che una volta, adesso magari i chirurghi ci sono un po', però una volta era il più difficile intervento addominale. Ok. E quindi richiedeva anche ore e ore di certo, sala operatoria, quindi anche lì le condizioni generali del paziente sono importanti, perché potrebbe non essere idoneo a sopportare un intervento così lungo. Mm-hmm. Se invece la lesione, anche se è un IPMN, come dicevo prima, cioè un'iperplasia intraduttale mucinosa, e quindi intanto quelle che non si sono sulla testa sono più a rischio, nel senso che sono mediamente, da quello che si vede, più maligne, no? Quelle che stanno nel corpo, nella coda, nei cosiddetti dotti periferici, sono meno maligne sia in sé, ma sono meno maligne anche perché l'approccio chirurgico è più semplice, quindi si può togliere un pezzettino della coda o del corpo del pancreas. E io ho casi di pazienti che stanno bene anche dopo parecchi anni, per fortuna. Questo anche in era metodologie di imaging, certo, no? Quindi senza poter. Però a quei tempi, magari parlo di 20-30 anni fa, non c'erano tutte queste cose. Allora uno vedeva una lesione e la operava. E io c'ho, in particolare mi ricordo di un paziente che non vedo da tanto tempo, che però si era operato ormai 20-30 anni fa, adesso poi l'ho perso di vista, però su una lesione del corpo, della coda, del pancreas, si era e stava bene. Infatti. Quindi anche adesso vale ovviamente lo stesso rischio, anzi a maggior ragione, perché ci sono strumenti ancora più diagnostici più raffinati. Dottore, la ringrazio perché anche nei temi un po' più delicati e comunque un po' più ostici, non da un punto di vista, magari se ne parla meno di queste problematiche, però è sempre assolutamente chiaro e allo stesso tempo specifico. Quella famosa salita che è più docile se si fa con passione è proprio il suo caso, insomma, quindi la ringrazio davvero. Beh, soprattutto è importante essere chiari. Assolutamente. Non è sempre facile, appunto, vista la difficoltà diagnostica soprattutto, poter indirizzare. Spesso noi medici, lo dico proprio, ci difendiamo, tra virgolette, con il follow-up. Mm-hmm. Quando si ha un dubbio, comunque il paziente non è disposto a indagini diagnostiche particolarmente invasive, si concorda, diciamo, un follow up però serrato, ravvicinato nel tempo. Assolutamente, è importante. Dottore, grazie. Professor Antonio Iannetti, gastroenterologo endoscopista, grazie come sempre, è sempre un piacere. Grazie. E grazie anche a voi e alla prossima puntata di Che Impresa.